Buon giovedì 27 ottobre. Prima di tutto rinnovo l'invito a partecipare sia al laboratorio dalle 16:30 fino alle 18:30, sia alla scuola che appunto inizia alle 18:30 di oggi e che tratterà i temi che riguarderanno il seminario del 27 novembre, tema della eredità non solo patrimoniale ma anche culturale, spirituale, che ognuno di noi è chiamato a conquistare costantemente, prendendo atto che la nostra esistenza è inevitabilmente destinata all'incompiutezza. Non per questo ci dobbiamo rassegnare, mortificare e deprimere, ma dobbiamo vivere sempre con grande passionalità relativamente a ciò che noi crediamo profondamente, senza nessuna tentazione ideologica di volerla imporre a tutti i costi la nostra credenza agli altri, rispettandoli profondamente, senza relativismo però. Sì, la verità non è mai assoluta relativamente al fatto che noi possiamo abitarla per un frammento. La verità assoluta non potrà mai essere un oggetto di appropriazione, c'è ed esiste. Ma a ognuno di noi è stata data semplicemente una piccola parte che dobbiamo però coltivare con perseveranza e intelligenza, con apertura d'animo, riconoscendo nell'altro, nell'altra, un altro luogo di frammento di verità, anche quando è sotteso da elementi che possono sconcertare. E qui abbiamo a che fare evidentemente con la questione del potere, quell'idea folle che gli esseri umani hanno messo in piedi, volendo conquistare il pianeta, gli altri, diventare i dominatori. Le forme di espressione del potere sono molteplici, riguardano la macropolitica, ma riguardano soprattutto le relazioni interpersonali, la dimensione affettiva. E l'alcol, lo ricordo, è un emblema perfetto di come ci si attrezzi per poter dominare la madre di tutte le droghe, l'alcol etilico, e soprattutto la madre di tutte le modificazioni dei stati di coscienza che gli esseri umani sperimentano. Hanno coscienza del loro status, liberi dalle leggi di natura, pur essendo natura, ma allo stesso tempo questa libertà è messa alla prova proprio dalle leggi della natura. Pensate al cambiamento climatico generato dall'antropocene, cioè dalla presenza dell'essere umano su questo pianeta. Il cambiamento avviene per una sorta di determinismo generato dal consumismo umano. Ma la natura, nel pieno rispetto delle sue leggi, fa la sua parte e restituisce in termini di cataclismi, di disastro ambientale, che fa zoppicare la presenza dell'uomo su questa terra e molto probabilmente ne accelererà l'estinzione. Questa è una considerazione a lungo termine. Pensate alla politica che ha delle considerazioni a brevissimo termine. Si riduce a uno slogan ultimamente da trasmettere nei media, cercare di parlare alla pancia della gente. Ieri mi ha molto colpito una notizia sui giornali. La regione Piemonte, bisognerà ovviamente leggere che cosa hanno legiferato, ma il titolo è roboante. Avrebbe azzerato l'affido in base ai fatti avvenuti in Emilia, quella modalità di allontanamento dei minori dalle famiglie con modalità piuttosto sconcertanti, anziché porre mano ai modi attraverso i quali ci si attrezza alla delicatissima
operazione di tutelare il minore all'interno della propria famiglia, si fa passare una legge, ripeto, io non l'ho letta, ma tant'è il titolo, che non mi pare sia stato contestato. C'è stato addirittura un trionfalismo della destra piemontese. La regione nella quale è nata negli anni 70 proprio la modalità dell'affido per la tutela dei minori. Questa polemica relativamente a una distorsione di un meccanismo legittimo di tutelare i minori anche dalla propria famiglia. Naturalmente questo rappresenta per i cultori della famiglia naturale un vulnus, naturale, un vulnus, perché la famiglia naturale è santa a prescindere. Questa è l'idea che hanno. Naturalmente i promotori di questa cultura qualche volta non costituiscono una famiglia. Ma tant'è, l'ipocrisia e l'incoerenza è veramente la cifra della propaganda. Ripeto, la legge andrà letta, verificata, controllata, ma quel titolo ci parla indirettamente di una tendenza culturale e politica di sacralizzare quella che viene impropriamente definita la famiglia naturale, dove di fatto il minore diventa una proprietà. La reciprocità delle relazioni all'interno delle famiglie sono all'interno di un assetto proprietario, dettato da presunte leggi di natura, immagino divina. Io credo che una confusione culturale e ideologica come questa non si sia mai vista. Siamo veramente al fariseismo in sommo grado, all'ipocrisia esponenziale, alla scemenza culturale. Ma quello che lascia sconcertati è il balbettio di chi non la pensa in questo modo. Ha smesso di pensare, stordito dalla necessità che sente di dover cercare altri slogan, probabilmente, per parlare alla pancia della gente. Bene, nonostante questo clima culturale che è largamente disarmante, desolante e spiazzante. Io insisto sulla lettura di Gregory Bezzo, no? Non per un vezzo accademico, culturale, intellettuale, ma perché in quel testo, Cibernetica dell'io e teoria dell'egoismo, vi è una considerazione che dovremmo sviluppare, approfondire nel mondo dei club per tirare fuori veramente la proposta culturale dei club, che cambia, anche se a partire da un problema importante, ma non generalizzabile, come è il problema legato al consumo delle bevande alcoliche. Nonostante questo, i club hanno saputo estendere il proprio interesse, focalizzare l'attenzione, proprio incontrando le famiglie, scoprendo che le famiglie non sono bastanti a se stesse, hanno bisogno di sconfinare, di incontrare altre famiglie, di non rivolgersi a gruppi di auto mutuo aiuto o di volontariato, ma di costituire comunità relazionali dove almeno per un'ora e mezzo alla settimana si sciolgono confini tra le famiglie. È una comunità multifamiliare, essenza della comunità locale. La disponibilità di incontrare la diversità che è dentro le famiglie e tra le famiglie. Ma questo concetto di comunità, i club fanno molta fatica ad esprimerlo. Non risultano convincenti, non sono ascoltati, non insistono abbastanza. Non insistiamo abbastanza. Oggi è più che mai necessario farlo per svelare la dimensione autentica della vita, che è la vita comunitaria. Questo è il compito, il mandato, la missione degli esseri umani, che dovrebbe essere tradotta anche nella organizzazione sanitaria in senso stretto. Ringrazio Nino Trimarchi che ha inviato una bella lettera, da parte di un dirigente sanitario, il quale ha sollecitato a un debito buono per poter investire sulla salute comunitaria, territoriale. 1978, dichiarazione di Alma-Ata, uno dei primi documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce
l'assistenza primaria, il primary health care, prendersi cura della salute a livello primario nei luoghi di vita e di lavoro delle persone, la pietra miliare dei processi di tutela e promozione della salute. Ma questo richiede investimenti. Significa usare le risorse del bene comune generando un debito positivo, il quale è generativo di salute che non è mercificabile, punto cruciale ed essenziale. È necessario sempre di più avere un rovesciamento degli investimenti per intervenire precocemente, per lenire la sofferenza delle persone che sono state rese fragili dall'età, dalla vita stessa, dalla malattia. Prendersi cura globalmente, sia per quanto riguarda gli aspetti veramente corporei, biologici, sia per quanto riguarda l'aspetto spirituale, psicologico, mentale. Trovare un ambiente confortevole nel quale vivere la vita anche quando esiste la malattia. La salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità della Salute, è non assenza di malattia, ma equilibrio fisico, biologico, psicologico, ambientale, spirituale. La salute c'è anche laddove ci sia la malattia e questa va tutelata, ma non in luoghi astratti di confinamento. Luoghi di vita e di lavoro delle persone, pensate a come ci si organizza per affrontare i temi dei disturbi del comportamento o della cosiddetta malattia mentale. Dobbiamo organizzare luoghi di contenimento, repartini, anche per i minori. Dobbiamo moltiplicare le comunità residenziali, definite impropriamente terapeutiche. La terapeuticità della vita comunitaria risiede nei luoghi di vita e di lavoro, nei luoghi primari. Lì si deve investire. Ci deve essere una riconversione delle comunità residenziali, investendo le loro risorse, investendo su di loro affinché operino nel territorio, non in luoghi confinati e distanziati, dove la famiglia, le relazioni affettive sia coinvolta pienamente al fine di generare un processo trasformativo sul piano culturale. E quindi vengo alla lettura ormai delle ultime pagine della cibernetica dell'io, teoria dell'alcolismo, il punto 6 del paragrafo che tratta la teologia della Alcoholics Anonymous, così viene definita punto 6. Si afferma: i due primi passi dell'Alcoholics Anonymous presi insieme identificano nell'alcolismo una manifestazione di questo potere, un potere più grande di fronte al quale non si può fare nulla. Qualcuno lo chiama anche Dio. Si manifesta in pienezza come provocazione, come sollecitazione a una conversione autentica relativamente al nostro modo di porci sulle questioni che riguardano il controllo, che riguardano la nostra idea di io, alla centralità inappropriata del nostro io. Punto 7. Il rapporto sano tra ogni individuo e questo potere è complementare ed è in netto contrasto con l'orgoglio, tra virgolette, dell'alcolista. Qui viene messo fuori gioco quell'orgoglio che molto spesso tenebra le nostre esistenze, le rende indisponibili all'accoglienza. Siamo troppo orgogliosi. Orgoglio dell'alcolista che è rivolto verso un immaginario altro sulla base di una relazione simmetrica. Cosa vuol dire questa frase? L'alcolista di fronte alla bottiglia si
si immagina più forte di quella bottiglia. Gioca una sfida. Quando si è consegnato al sacrificio dell'astinenza, incontra la bottiglia. Scatta immediatamente in lui quell'orgoglio che lo vuole forte, sfidante, simmetrico. E allora che cosa fa? Ti assaggio solo un po' e vedrai che sono più forte io. Poi per ricadere rovinosamente. La schismogenesi è sempre più potente di coloro che vi partecipano. Schismogenesi, discontrollo dell'impulso, non è espressione di una malattia, ma è la caratteristica di qualsiasi rapporto simmetrico che sia tra l'essere umano e la bottiglia di alcol, o la contrapposizione simmetrica tra le nazioni che generano guerre, che sono devastanti e finiscono per rappresentare una perdita tra i contendenti, non una vittoria di qualcuno sull'altro, perché anche chi vince perde. Questo è un punto molto importante. Certo, se io, alcolista, bevo quel bicchiere e mi fermo lì, ho vinto, ma ho perso perché ho innescato quel meccanismo che finirà per consegnare l'essere umano a una ricaduta rovinosa. Oggi viviamo con angoscia il timore della guerra nucleare. Quale differenza c'è tra un alcolista di fronte a una bottiglia e un capo di Stato di fronte alla potenzialità di poter usare un ordigno nucleare? Anche lui sta pensando a poterlo utilizzare in modo moderato, controllato, solo per spaventare, dimostrare la propria forza, ma la conseguenza, lo intuisce la nostra coscienza, sarà catastrofica perché tutto questo presuppone che non ci sia disponibilità al rapporto complementare, alla relazione, che implica il rispetto nella reciprocità delle diversità che sono in campo. No, noi siamo spinti dall'orgoglio, soggetti terribilmente orgogliosi, tragicamente e grottescamente orgogliosi. Ottavo punto. La qualità e il contenuto del rapporto tra ogni individuo e il potere, non è il potere politico, è il potere sommo, sono indicati o riflessi nella struttura sociale dell'Alcoholics Anonymous. L'aspetto secolare di questo sistema, la sua conduzione, sono declinati nelle 12 tradizioni. Ci sono i 12 passi e le 12 tradizioni. I club hanno quattro regole, ma hanno contemporaneamente molte tradizioni che si consolidano nel corso del tempo e che sono finalizzate a garantire quel processo di crescita e maturazione che caratterizzano una proposta ecosistemica di vita comunitaria. Ma questo tema non l'abbiamo sufficientemente approfondito. Le tradizioni sono supplemento ai 12 passi. Tradizioni nel mondo dei club sono il formulare un verbale, un diario, il costruire momenti significativamente creativi nelle relazioni dei club. Sono regole costituenti. Ma ci sono tradizioni che dobbiamo scovare, cogliere quando queste tradizioni rappresentino un punto fondamentale che aiutano il cambiamento della cultura. Provate a pensare a quante tradizioni ciascuno di noi che vive la vita del club ha saputo incontrare nel corso della propria esistenza. Il rapporto dell'uomo con il potere è descritto in quest'ultimo documento. I due documenti si sovrappongono nel dodicesimo passo, il quale prescrive
l'aiuto ad altri, l'aiuto da altri, la reciprocità della relazione. Altri alcolisti, stabilisce Alcolisti Anonimi, per i club altri sono tutti coloro i quali si rendono disponibili a essere membri del club. Come un necessario esercizio spirituale, non è un autoaiuto tra persone che non stanno in piedi da soli, ma sono forme espressive di una reciprocità spirituale per soggetti che riconoscono la propria naturale fragilità, senza il quale è presumibile che il membro dell'associazione abbia una ricaduta. Se non c'è questa reciprocità, questa pienezza del coinvolgimento di ciascuno nella relazione, è inevitabile che ci sarà una ricaduta. Il sistema complessivo è una religione alla Durkheim, grande sociologo, nel senso che il rapporto tra l'uomo e la sua comunità è parallelo a quello tra l'uomo e Dio, la comunità. Attenzione, qui non si parla della famiglia, si parla della comunità. Questo è il punto fondamentale, alla quale anche la famiglia deve in qualche maniera sottostare. Uso un termine forse antipatico, cioè stabilire un rapporto complementare, non centrale. E questo è l'errore di fondo che viene fatto da quello che ho ricordato prima, legiferato dalla Regione Piemonte. Il disconoscimento della comunità, che è in sintonia perfetta con l'affermazione neoliberista thatcheriana, non esiste la comunità, esiste solo l'individuo, al massimo ti concedo la famiglia mononucleare. Questo è il fondamento del neoliberismo. La destra, anche quando è sociale, è apertamente liberista. Funziona sulla costituzione di rapporti orgogliosamente simmetrici e di forza. Non vede nella dimensione comunitaria l'essenza della metafora del rapporto con Dio. Costruiscono un Dio a propria immagine e somiglianza, molto probabilmente espressione di un delirio di onnipotenza del proprio io. Questo è il punto critico, culturale, che però chi non la pensa come la destra evidentemente non ha saputo e non sa esprimere. L'Alcoholics Anonymous. Ma io potrei dire anche il club, la comunità, non l'associazione. Il club in primis, che poi legittimamente costruisce anche rapporti di reciprocità e di amicizia attraverso le organizzazioni associative, è un potere più grande di ciascuno di noi. Qui sì, è un'affermazione fondamentale, insomma. Il rapporto di ogni individuo con il potere, P maiuscola, tra virgolette, viene definito nel modo migliore con la parola è parte di, essere parte di, smettere di declinare il verbo avere. Noi possiamo soltanto essere parte di. Possiamo partecipare, essere semplicemente una parte. Il bene comune vi è solo se sappiamo essere parte di, altrimenti anche il bene comune diventa luogo di appropriazione. L'insistenza ossessiva del liberismo in questi ultimi decenni che parlano alla pancia della gente promettendo sostanzialmente di ridurre in modo significativo fino a far immaginare l'annullamento della tassazione, è un invito ad avere, non a partecipare, a essere parte di. Ma attenzione perché questa modalità di sentirsi parte purtroppo non trova oggi ospitalità nelle visioni che si dichiarano contrapposte alla destra, il dramma.
ragione cacciare della sinistra è che nella sua debacle politico-culturale, e questa debacle può essere superata solo se si incomincia a porre attenzione alla nostra disponibilità o meno di essere partecipi della vita comunitaria, investire sulla vita comunitaria, fare sì che gli investimenti sulla vita comunitaria siano la generazione di una positività del debito, da trasmettere anche alle generazioni che verranno dopo di noi, non come un peso che finisce per adombrare le esistenze verso un'angoscia di perdita, ma come una ricchezza, una nostra espropriazione relativamente alla questione del possesso per poter vivere più liberi e gioiosi, autenticamente capaci di convivere nella vita comunitaria che ci garantisce sicuramente la liberazione dell'angoscia della perdita e della solitudine. Questo è il modo per poter essere più sicuri, non protetti da coloro i quali immaginano di essere i nostri protettori. Liberiamoci dai protettori e costituiamoci liberi nella dimensione della vita comunitaria, che è essere parte di. Questo è il potere più autentico. L'altro potere è semplicemente dominio, arroganza, prepotenza, prevaricazione, indisponibilità ad accogliere la diversità. Buona giornata a tutti.